Questa mattina, poco prima che l'ultimo episodio di Nezume Eleven Orion andasse in onda, Akira Ino, il presidente di Level 5, ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul blog dedicato allo sviluppo di Nezume Eleven Ares per Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS e Android. Innanzitutto, ora il gioco è chiamato Eyutashi no Great Road, che tradotto significherebbe il cammino degli eroi, dettaglio che ci fa pensare alla possibilità che nel gioco, anziché solo alcuni contenuti di Nezume Eleven Orion, ci sia proprio tutta la storia. Questo significherebbe avere un gioco gigantesco con tantissime cose da fare e una storia pressoché infinita, anche se alla fine saranno probabilmente 20 capitoli dedicati a entrambe le trame. Oltre a questo abbiamo anche potuto dare uno sguardo a quella che probabilmente sarà la visuale del gioco, che da verticale ora si presenta in maniera orizzontale, quindi più simile a giochi come Inazuma Eleven Strikers o, per fare un altro esempio banale, FIFA. Il rilascio del gioco è previsto per la primavera del prossimo anno e, se me lo chiedete, onestamente credo che uscirà intorno ai primi di aprile, come doveva essere in origine per Yo-Kai Watch 4. Detto questo, rimaniamo fiduciosi e supportiamo il lavoro dei dipendenti di Level 5, che con tutto il dispiacere di questo mondo si sono scusati con noi anche questa volta. Come al solito, mi raccomando, lasciate un mi piace per supportare il canale, condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego dal Corner per oggi è davvero tutto, e giochiamo a calcio!